è una cosa logica, per cui turismo e spettacolo vanno in abbinamento, e abbinamento migliore non poteva esserci con la location che è Soverato, con la villa di Soverato, con l'anfiteatro che l'anno scorso è stato gremitissimo in ogni serata, e soprattutto con la serata finale con la splendida Anna Falchi e Beppe Convertini, che hanno condotto la serata finale, il gran galà finale del 25ennale. Quest'anno siamo al 26esimo anno, siamo sempre come location al villaggio Faro Punta Stilo, che ci accoglie ogni anno già da 3 anni, quindi le ragazze provenienti da tutta Italia e anche dall'estero, qui abbiamo delle rappresentanze, dopo le presenteremo, 100 ragazzi già quasi hanno confermato, si contenderanno i titoli della moda, dello spettacolo, della moda international, del cinema, della fotogenia, della TV e delle fasce secondarie degli sponsor, anche le ragazze in gambe, Miss Sorriso, Miss Simpatia, quindi saranno circa 30 ragazze ad essere premiate. Questo per quanto riguarda il discorso generale del concorso. Per quanto riguarda il particolare delle due serate a Soverato, noi siamo qui per questo, io voglio ringraziare il comune di Soverato, quindi il vice sindaco Riccio è qua per dare il suo saluto del comune, voglio ringraziare il presidente della Proloco e tutti i componenti della Proloco, Nino Vedrella che mi è sempre stato vicino, voglio ringraziare Soverato 1, qui abbiamo Mimmo Cosentino che ci ha seguito dal primo giorno, che ci ha preso a buon cuore e che ha preso questo evento, diciamo così, per dare modo ai soveratesi che non lo potranno vedere, e a tutta la provincia di Catanzaro, di vedere le immagini di questo evento che quest'anno presenta ancora personaggi, VIP e artisti di fama nazionale. Difatti il 12 settembre per la moda international saranno ancora una volta Beppe Convertini e Justin Matera a presentare, a condurre questa serata che vedrà le ragazze straniere contendersi il titolo della moda international, le due damigelle, che vedrà oltre a questa serata della moda international il premio moda e creatività con 5-6 stilisti, abbiamo già la conferma, provenienti dalla Sicilia, dalla Calabria, dalla Campania e dal Lazio, che si contenderanno il premio come stilista emergente, premio quest'anno molto importante perché una stilista calabrese di Melito Portosalvo ha un atelier importante a Monte Carlo, si chiama Angie Moda Creation Atelier, e regalerà alla stilista che vince un soggiorno presso il suo atelier, quindi come stage, questa è una cosa molto importante. I premi saranno sempre fatti dall'orofo ufficiale di Sanremo, il crotonese Michele Affidato, e nella stessa serata, siccome le ragazze saranno, diciamo, poche, le ragazze straniere, prevediamo un 20-25, arricchiremo la serata con il premio Calabria Arte, che sarà consegnato alla calabrese La Medina Paola Caruso, la bonus, chiamando un altro, con Bonolis, alla stessa Angela Petrulli, stilista di moda, a Natale Margiullo, un produttore internazionale che porterà anche due DJ, Caruso e Valenziano, che stanno andando forte con un pezzo forte in tutta Europa, e anche a un soveratese, Gianvito Casadonde, io sono amico di Gianvito da tanto tempo, però ritengo opportuno dargli questo premio perché da soveratese ha fatto parlare molto con il come soveratese lo merita, senz'altro, anche perché fino a 2 anni fa Soverato era il teatro di questa splendida kermesse, di questo splendido evento che è in Mania Grecia Primo Festival. Non potrebbe anche essere che torni nella sua sede naturale, io dico, perché la sede più opportuna e più naturale è quella di Soverato. E in ultimo daremo anche un premio alla memoria all'attore catanzarese, quindi dico calabrese, anche dico nazionale, Maurizio Pomico, scomparso di recente, e vogliamo fare omaggio a questo. Infatti monteremo un LED wall per le due serate centrali, che faremo delle immagini, dei showreel di queste persone, di questi personaggi, e poi proseguiranno con le immagini della serata. Nella serata del 12 avremo come ospiti il secondo classificato a Italia Got Talent, il violinista Francesco Nicolosi, uno dei personaggi più in vista del talent di Canale 5. E poi avremo Cassandra De Rosa di Amici, per i giovani, per i ragazzini, e il balletto di
calabrese, questo ci teniamo molto perché sono bravissimi, Presidente, tu mi darai conforto, di Ole Zambina, che sta portando un numero particolare, ma sono della dance, con una ragazza che è stata scelta per Italia Got Talent, una ragazzina che farà un numero in una gabbia molto particolare, quindi faremo divertire tutto il pubblico e tutte le persone che poi lo seguiranno da casa, perché avremo 6 ore già programmate su Sky 908 con Lombardia Sat, e quindi avremo tutte queste serate, li potremo rivedere in satellitare, in canale e tutto quello che è. Questo per quanto riguarda il 12. Questi sono tutti i giornali che vedete già, articoli che parlano di Soverato, della finale nazionale, di tutto quello che stiamo facendo. Il 13 toccherà la moda nazionale, toccherà a tutte le ragazze italiane contendersi i titoli per la moda come l'anno scorso con Anna Falchi. Quest'anno abbiamo voluto portare altri 2 beniamini del pubblico, che sono Giovanni Conversano, vedete le foto qui davanti al tavolo della conferenza. Giovanni Conversano è una splendida Barbara Gabbini che ho avuto altri anni e che sarà sicuramente all'altezza della situazione. Ci saranno altri ospiti, un ragazzino che è stato in finale a Io Canto, Claudio Propea, un ragazzo fenomenale, un balletto di Ballando con le Stelle, la vincitrice Esther Condorelli con il suo ballerino, e ancora qualche altra sorpresa che ci riserveremo. Ci sarà presente di giuria Franco Battaglia, mentre ci sarà per lo spettacolo il Lir, ma questa la faremo al villaggio Faro punto stile, ma tanti stilisti e tanti giornalisti e tante le televisioni seguiranno questo evento. A fine evento, queste poi non le do i manifesti, ma non perché il vice sindaco, ma perché io ne ho parlato con Vittorio Puntieri, che l'anno scorso voleva questa cosa, quest'anno lo faremo. A fine evento, festa per le vincitrici nella discoteca Bounty. Quindi una bella chiusura per quella che è questa kermesse, che riteniamo poter fare bella e riteniamo possa chiudere alla grande l'estate soveratese.